Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, è ovviamente un onore essere qui. E, sono accompagnato da Maria Fontana e da Sami Ouattara, che non vedo. Aveva paura di parlare, però forse... No, non è scappato, eccolo là. Vieni Sami. Vieni qua, vieni, vieni. Bene, ovviamente loro sono due testimoni di questo argomento e volevo semplicemente lasciar parlare loro, sono bravissimi, hanno cose molto belle, molto interessanti, molto, molto, molto importanti da dire. Abbiamo preparato delle domande, Maria Fontana che è bravissima, non ha certo bisogno del mio intervento, quindi lascerei parlare lei. Da dove vieni Maria? Da Grottaglie. Grottaglie, provincia di Taranto. Di Taranto. E che lavoro fai? Io sono una bracciante agricola. Da 39 anni. Che fai nello specifico? Guarda, io da 14 anni ho lavorato nella terra. Dico che ho assaggiato tutti i tipi di mestieri, possibilmente dalla piantagione dell'ortofrutticolo alla raccolta. E quanto dura una tua giornata di lavoro, per capire? La giornata incomincia dalle 3:30 la mattina, che ci mettiamo in viaggio, dipende le zone dove si va, e non si sa quando si torna. Questo dura da anni. Mi dicevi che cambia da inverno a estate. Sì, allora, praticamente facendo lavori stagionali, l'inverno si lavora un po' più con gli orari più definiti, le 7 ore, 7 ore e mezza, perché purtroppo l'ora solare non ci permette di lavorare ore in più. L'estate la giornata si allunga e si allunga anche il lavoro. E quindi diciamo... E quindi arriviamo a lavorare la mattina, le 7-8 ore già nella campagna, ma il prodotto poi viene portato in magazzino e ritrattato, a finire fino alle 10:30, alle 11 di sera, quindi a lavorare 17 ore al giorno. 17 ore al giorno. E quanto ti pagano per queste 17 ore al giorno? Questo viene il bello, perché non decidiamo noi quello che dobbiamo prendere, lo decide sia il caporalato e sia il proprietario, a come gli conviene. Cioè, la giornata delle 7 ore, 24, 25, pure di meno. Noi ci riteniamo fortunati sulla provincia di Grottaglie, che c'è un po' di terra in più e si lavora un pochino più sulla zona, e la giornata di 3-4 euro in più riusciamo ad acchiapparle. Però c'è gente un po' più fuori della provincia, certo, che ancora tuttora prende le 17-18 euro al giorno. 17-18 euro al giorno? Sì. Per 17? Sette ore probabilmente sono quelle stabili. Poi incomincia lo straordinario, dovrebbe essere straordinario. Che quanto dovrebbe venire pagato lo straordinario? Lo straordinario loro dicono le 4-5 euro, di più non te ne danno. Quindi sì, riesci a portare la giornata di 45-50, ma devi lavorare 16-17 ore. Quindi io non sono molto bravo in matematica, però se c'è qualcuno più bravo di me, insomma, il calcolo è abbastanza facile. Ora, hai ovviamente incontrato dei caporali, certo? Certo, ho avuto esperienze abbastanza con i caporali, solo che essendo una combattente della CGIL dagli anni 70, mi sono sempre autodifesa abbastanza. Ho lavorato strettamente i giorni che io ritenevo che non avevo il lavoro nel paese ed ero costretta a fare quei giorni, 40-50 giorni, a fare quegli orari un po' più duri e più lunghi, perché il trasporto va a finire che sono 2 ore e mezza di strada, 2 ore per andare lontano, e quello non ci viene proprio retribuito assolutamente. Quello va tutto a carico nostro, non... Certamente, certo. E quindi questi caporali che tu hai incontrato, ce ne sono molti nella tua zona? Ma ormai il campo, se tu vuoi lavorare,
ti devi solo acchiappare ai caporalati, perché il lavoro non lo trovi senza il caporalato da noi. Proprio il caporalato è quello che gestisce il lavoro. E i padroni si sono coalizzati al caporalato, perché non si rivolgono più al personale di lavoro, direttamente al caporalato. E il caporalato decide. Decide chi deve lavorare, come deve lavorare, devi sottostare alle loro leggi. Certo. E siete in tanti che cercate lavoro? Gente che ha bisogno, sulla zona di Grottaglie sento che abbiamo un numero abbastanza, non so come statistica, però siamo sì. tanti. 4.000, gente, persone che ovviamente tu conosci. Sì, gente, qua ce ne abbiamo parecchie, colleghe di lavoro, che siamo quasi tutti conosciuti, perché fra di noi ci coalizziamo per aiutarci. Certamente. Quel poco fra di noi, nel senso di essere amiche più che altro. Certo. Ci confortiamo, ma non è che... Ma quando siete nei campi, proprio, come sono le condizioni, come è la vita nei campi? Avete delle tutele di tipo sanitario, di tipo... Quelli non ce ne sono. Non ce ne sono. Non esistono proprio. Cioè, apparentemente, no, ci è capitato, il giorno siamo scesi al lavoro, oggi deve venire il controllo. Mi raccomando, ragazze, dite che usate i guanti, dite che avete questo, dite... Cioè, come si dice? Ci istruivano esattamente. Ci istruiscono come noi dobbiamo... E se non lo diciamo, il giorno dopo non si lavora più, si rimane a casa. Certamente, perfetto, è chiarissimo. Ma la domanda è, uno, faccio l'esempio più sciocco, scivola e casca, per dire, sbatte la testa. Devi andare all'ospedale e devi dichiarare che ti sei fatta male a casa, altrimenti il giorno dopo rimani a casa. Perfetto. E poi avete a che fare anche con, evidentemente, con dei prodotti che non sono... Assolutamente sì. Quest'anno mi è capitato il caso, stavo lavorando e stavano buttando veleno netto. Si sentiva una puzza che non si resisteva. Pesticidi. Sì. Io, stavano 40 persone a lavorare. Ho lasciato di lavorare, sono andata vicino al motorista e ho detto: senta, se lei non smette io chiamo i carabinieri. E lui? No, fortunatamente ha smesso, perché con le minacce che chiamavo i carabinieri, perché non si poteva stare sotto i teli. Uh-huh. D'estate, quando fa caldo, non si respira. Ma quindi si rischiano anche delle malattie piuttosto, a voglia, piuttosto serie? A voglia. Sì, siamo in contatto di tutte queste cose, a parte che non ci sono servizi igienici, se si va dove si capita. Certo. Dove, cioè, più di una volta al giorno non ci puoi andare, perché... Ci sono anche altre leggi che devi rispettare nell'ambito di, cioè, lavoro. Uno non può fare No. Quelle sono... Una volta al giorno. Sì. Bene. Volevo dirti, qua ci sono altre persone che lavorano con te, hai detto? Sì, abbiamo avuto modo di lavorare con tante persone, sono amiche e colleghe di lavoro. Ecco, quindi mi interessava sapere com'è rispetto, essendo donna, com'è il lavoro nei campi, com'è visto da te che sei una donna, ti è stata fatta qualche proposta di natura, certo, sessuale? Certo, ci sono state parecchie proposte, addirittura un giorno un uomo si mise davanti alla casa a dirmi: signora, venga qua che le devo spiegare il lavoro. E tu? Cioè lui, anni di esperienza di lavoro, io ho detto: ma tu sei pazzo, l'ho lasciato, me ne sono andata. Cioè, certamente. Lui ci è rimasto male, però non è questo il primo caso, ce ne sono tanti a dirle di tutti i colori, e ne vediamo di tutti i colori ancora. Ma ce ne cioè, noi adesso siamo mamme, siamo mogli, cioè, per rispetto della famiglia, di noi stessi. Cioè, però c'è pure chi ci cade in questa rete, perché certo, è meno debole, cioè lei non riesce a svolgere il lavoro come lo deve svolgere, allora sentendosi debole e non avendo il giorno dopo la giornata di lavoro, cede a questo ricatto. Ringraziando Dio, io perlomeno fino ad ora sono riuscita a lavorare tutto con le mie braccia. Cioè, ho avuto la fortuna forse di essere abbastanza forte e di sopportarle queste cose e girarci intorno. Ci sono anche delle ragazze giovani?
ha voglia, addirittura quelle che rimangono incinte, i figli vengono pure, cioè ripeto, dopo tanti anni ne ho visti di tanti colori, di tanti. Beh, perché la domanda è, ti sei mai chiesta perché c'è tanta illegalità dal tuo punto di vista in agricoltura? C'è tanta illegalità. Guarda, le dico, l'illegalità forse un po' è partita dal collocamento che non c'è più, perché noi molto spesso ci rivolgevamo al collocamento per avere un trasporto di lavoro, una richiesta di lavoro. Io ho avuto modo di lavorare proprio con il collocamento, e non avendo più il collocamento come punto di riferimento, noi abbiamo perso questo filo e siamo dovuti ad adattarci ai caporalati. I caporalati che, per accapparti, si rendono bravi, dolci, ti vengono a prendere davanti a casa, ti portano, cioè ti fanno vedere delle cose che tu li vedi come bravi, buoni. Sì, per accalapparsi le persone, perché poi c'è il fine secondario, perché acchiappando una donna loro hanno la percentuale, e avendo più donne, no? È di più la giornata a loro. Ecco, siamo dei numeri. Esatto. Quindi, ma ci sono anche dei caporali donne, quindi? Allora, la figura della donna viene messa come punto di riferimento per noi, perché quando si sta lavorando ti deve stare di dietro a darti addosso, sbrigati, muoviti, o che non devi andare a fare i servizi igienici, o devi essere... Cioè, la figura della donna sta solo per questo. Però queste donne sono sempre le donne che stanno con i caporali. Ah, ecco, quindi sono imparentate con i caporali. Questo Perfetto. È il fine. Il Certo. caporale è quello che decide. Un giorno io stavo lavorando in magazzino, avevamo fatto già 8 ore di lavoro, e quella è stata una cosa che per me è stata bruttissima. Era la vigilia di Pasqua, e noi avevamo detto il giorno prima: vedete che dobbiamo fare le 7 ore nostre, perché abbiamo la famiglia, abbiamo i figli, e domani è Pasqua, vogliamo fare la Pasqua con i nostri parenti. È venuto il caporale, è salito sul muletto, è salito 2 metri in alto, c'era il magazzino pieno di gente, ha detto: qua decido io quando e come si lascia di lavorare. E voi cosa avete fatto? Niente, abbiamo messo la testa giù e siamo tutti rimasti a lavorare. Fino? Fino a quando ha deciso lui di smettere. E io poi, il giorno dopo, gentilmente gli ho detto: grazie, la ringrazio, però io non vengo più a lavorare. Una rondine da sola non fa primavera. Beh, certo. Come hai incontrato il sindacato? Come l'hai incontrato? Il sindacato? Io ho fatto la lotta degli anni 70, e quindi mi sento orgogliosa di aver fatto la lotta degli anni 70, perché abbiamo avuto veramente dei grandi risultati. Però vedo che adesso, piano piano, tanti nostri diritti sono andati giù. E le dico francamente che, andando al lavoro, mi scoraggio, perché i giovani non li vedo che partecipano ai nostri dolori, che noi ci lamentiamo, quello che abbiamo vissuto, quello che abbiamo lottato, però non li vedo presenti con noi a fare questa lotta. Perché io, se sto qua, è perché ci credo veramente, nell'animo lo sento, che fare la lotta con la FLAI CGIL, io mi ritrovo veramente con i diritti, sono pochi, ma per me sono tanti. Volevo fare a proposito di questo, hai parlato dei giovani, quindi delle giovani maschi e femmine che affrontano, hanno a che fare col tuo stesso problema. Sì. Come si comportano loro? Le dico solamente una cosa, che adesso sta succedendo un altro fatto strano nelle campagne. Noi che siamo un po' più anziane veniamo già messe da parte, e quindi preferiscono il giovane che lo comandano di più, il giovane che scatta di più.
E noi ci troviamo pure con questi problemi, che arrivati agli anni che abbiamo, si rende a lavorare, continui, altrimenti rimane a casa, e quindi preferiscono i giovani. Però i giovani, molti giovani, che non si affacciano a sentire veramente queste cose che noi lottiamo, rimangono un po' nell'oscuro di queste cose, non riescono a vedere veramente cosa significa lottare. Io la vedo in questo modo, può darsi che un altro la pensi in un altro modo, però io la vedo in questo modo. A Taranto, nella provincia di Taranto, che possibilità ci sono di fare altri lavori che non siano quelli legati all'agricoltura? Guarda, io le dico che le possibilità sono sempre pochissime. Adesso fare altri lavori, quali? Quali lavori? Ce n'è poco lavoro, e quel poco che c'è, i terreni vengono espiantati, altri lavori quali? Fare la badante, badare agli anziani, cioè non c'è altra alternativa, specialmente sulla zona di Grottaglie, che è un paese abbastanza con i terreni, che c'era molto da fare prima. Certo. Ma adesso... Diciamo, l'agricoltura fornisce il lavoro per tutti. Sì, riesce a compensare buona parte di della provincia. Io mi sono fatto abbastanza un'idea, sto cercando di capire anch'io come funziona, ho cercato di documentarmi, ma è interessante le testimonianze proprio delle persone coinvolte, e è ovvio che è un problema diffusissimo. Io pensavo fosse un problema legato al meridione, ma mi dicono che invece è un problema legato a tutta Italia. Infatti. In tutta Italia, poi al nord ho saputo che è legato specialmente a persone che sono ovviamente extracomunitarie, e poi avremo anche questa testimonianza che ci racconterà meglio. Va bene, io volevo ringraziare Maria, che è stata lei molto esplicativa. Veniamo a Sami. Sami non ama parlare di sé, ama parlare giustamente di quello che sono i problemi degli altri. Lui è stato una persona fortunata rispetto ad altri suoi amici, conoscenti, che insomma se la passano ancora molto male. Però voglio fare un breve riassunto, brevissimo, di quello che è stato il suo percorso per arrivare in Italia, per arrivare qui. Sami Ouattar viene dal Burkina Faso, che è uno stato ovviamente dell'Africa, e ha percorso la classica via del clandestino a bordo di un barcone, è sfuggito ai controlli e buttandosi in mare, ha nuotato, è stato ripescato da un peschereccio italiano e aiutato dal capitano, a cui ha raccontato la sua storia. L'ha accompagnato a terra, gli ha dato qualche soldo per iniziare il suo viaggio in Italia. È arrivato a Napoli, ha conosciuto dei compaesani e poi è partito con loro in Calabria, destinazione Sibari, per raccogliere le arance. Di qui ha conosciuto la realtà dello sfruttamento fatta di 12 ore di lavoro al giorno, paghe da fame tra i 18 e i 25 euro e condizioni di vita disumane. Costretto a dormire in casolari di fortuna, magazzini o capannoni ammassati in centinaia, è riuscito a ricevere il permesso di soggiorno, lì sostiene che la sua vita sia cambiata. È poi arrivato l'incontro con la fila CGIL, e dove gli hanno spiegato ovviamente i suoi diritti di lavoratore e l'hanno inserito in un percorso di formazione sindacale sul contratto e sulla busta paga. E allora ha cominciato a capire quali sono i suoi diritti e a lottare per i diritti stessi dei migranti. Oggi fa parte del direttivo comprensionale della filea CGIL di Castrovillari e del direttivo federale della Camera del Lavoro Territoriale, dove hanno costituito il Consiglio Territoriale dell'Immigrazione e a breve costituiranno il coordinamento dei migrati. Bene, questo è un po' il riassunto della sua vita. Io volevo solo, prima di arrivare a Castrovillari, dove tu sostenevi di essere insomma l'unico, non tanto persona di colore, ma quanto incazzato nero, a tuo dire, giustamente.
E nulla, volevo ritornare un po' a un punto che mi sembrava molto interessante, l'incontro con questo capitano che ti ha aiutato, ti ha raccolto in mezzo al mare, e volevo, insomma, tu ricordassi un po' a tutti noi com'è andata quell'avventura. Vabbè, quell'avventura è stato molto difficoltoso. Quel giorno, buttandosi in mare, perché ho rischiato molto, poi questo capitano mi ha salvato, diciamo, la vita. Poi l'ho spiegato, anche se la lingua italiana non è che era così tanto pratico, parlando un po' italiano e mischiato un po' di francese, mi ha detto: vabbè, inutile che ti portiamo lì alle autorità, che già sono gente già che stanno male, poi noi altri non è che siamo animali, siamo cristiani noi, e quindi ti diamo un po' di soldi, vedi tu dove puoi andare. Poi venendo avevo un indirizzo, è un nome di un paesano mio che si trova a Napoli, e quindi quel giorno sono stato a Napoli, per la mia fortuna, chiedendo della via che era scritto su questo pezzo di carta, l'ho trovato finalmente, dopo un paio d'ore di viaggio. Hai conosciuto la solidarietà? Sì. Poi quel stesso giorno mi ha messo nel treno, mi ha detto: ti mando a Sibari, che già c'era, avevo già mandato 17 persone, un campo che devono lavorare. E ho detto: ma Sibari? Dov'è Sibari? Sibari. Vabbè, vado alla stazione, mi metto alla stazione, mi compro due scatole di Simmental, mi ricordo, con un pezzo di pane, una bottiglia d'acqua, ti metti nel treno e dice: boh, vai a Sibari. Arriva a Sibari, lo chiamo, mi dice: aspetta lì che chiamo quello che ti viene a prendere. Arrivo, questo mi arrivava un altro tipo, un po' con gli occhiali scuri, la barba lunga, io già stavo già tremando di paura, che cosa succede? Poi mi hanno preso, hanno portato io in questo magazzino dove il giorno dopo ho cominciato a lavorare. In quel periodo c'erano una piantagione di angurie. Avevo raccolto queste angurie, un giorno arrivava i carabinieri, mi ricordo bene questo giorno che siamo dovuti scappare via, fuggire, poi dopo devi ricollegarti da, diciamo, vedere dove si trova questo cabanone, perché si vedeva che era blu. Avevo camminato vicino al cabanone, poi ci hanno detto: no, oggi non potete lavorare, che sono i controlli. Poi era senza documenti, come potevo fare per lavorare? Quindi, insomma, diciamo che il caporale in questione ti ha fornito lavoro, ti ha aiutato? Sì, però lui aveva sempre paura, perché se le prendevano e facevano pure una multa, penso io. E poi com'è andata? Poi da lì cosa è successo? Boh, da lì lavorando in quel magazzino ho conosciuto altri ragazzi di Cassano, che dopo, salendo a Cassano, mi hanno aiutato, diciamo, a mettermi in regola, avvicinandomi pure al sindacato e altre enti, associazioni, certo, cose varie, sì. Mi dicevi, quando sei arrivato a Castrovillari, il problema ora è... A Cassano, prima. Certo, il problema è diciamo, per uno che ce la fa, ce ne sono molti altri che stanno invece a casa, stanno... Sì, anche tuttora sono... Non direi migliaia, ma centinaia di persone che sono a casa, che senza lavoro. Che fanno? Che fanno? Questa è una bella domanda, che fanno? Ma secondo te, per un momento di crisi che già gli italiani stessi non lavorano, figurati gli stranieri che ci sono lì. Poi, se tu devi lavorare, devi stare pure alle regole del caporale. Se ti dice ti do 25, magari ti do 30 euro... Tu ci devi andare, se non vai a lavorare devi stare a casa, e se sei a casa devi pagare l'affitto, se non paghi l'affitto come fai a stare lì in paese? Quanto costava l'affitto della camera che tu hai affittato? La prima volta avevo affittato una stanza, il bagno, che mi costava 2,50 al mese. 2,50 al mese, una, sì, stanza, dove esattamente?
Il paese? All'Auropoli, all'inizio, che c'era questa pizzeria, che sopra c'erano le stanze. E poi un giorno, scendendo alla pizzeria per mangiarmi una pizza, ho incontrato questi due amici che ci siamo conosciuti lì al magazzino. Ma hanno chiesto: ma cosa ci fai qua? Ho detto: ma io ci abito sopra, ci abiti sopra, non abito più al magazzino lì. Ho detto: no, io mi sono andato, come ho conosciuto quell'altro datore di lavoro che mi sta aiutando un po' nel mondo lavorativo, mi fa lavorare, certo. Poi vediamo di fare i documenti. Ma ho detto: ma 2,50 stai pagando troppo, mi hanno detto. Con 2,50 ti rendi conto che ti puoi trovare un appartamentino lì e sei per fatti tuoi? Ho detto sì, ho detto sì. Aspetta che ti aiutiamo a trovare una casa. E poi sono lì un altro paio di mesi, finalmente mi hanno trovato quella casa lì che ora pago 150 euro al mese. Ecco, una casa più grande. Più grande. Dicevi che ovviamente le persone, il problema principale è anche quello ovviamente della diffidenza, del non fi- Sì, perché anche ora io esco da quel contesto Cassano-Lauropoli, che vado in un altro paesino, trovo sempre difficoltà. Perché lì, come ti vedono, assume sembra le centinaia di facce che si vedono in giro, e quindi nessuno non si avvicina a te, perché hanno paura. Perché fino a quando tu non cominci a parlare con le persone, ti confronti, come ti vedono oggi, ti vedono come gli altri domani, perché di solito la gente che vengono in quelle paesine sono gente che vengono a fare i mercatini, senegalesi che fanno mercatini, sono giornate di mercato che fanno durante il mese, che vengono, lo fanno, poi dopo si spostano. A parte questo non si vede più nessuno di colore in giro. Ora, come diceva Maria, tornando al caporalato, come invece tu hai... Sei venuto a conoscenza dell'appuntamento per venire reclutato e andare a lavorare nel mondo edilizio? Vabbè, il paesino dove sono io non è che è tanto grande, è piccola, quindi la gente come escono ti dice: mi servono operai. Quindi tra gli amici si passano delle notizie, vede che tale persona serve una persona che deve andare a lavorare. Vuoi andare a lavorare? Tu dici sì, vai a lavorare. Però vedendo altri contesti, che sono gente che si alzano la mattina, alle 5 della mattina, si mettono lì di fronte alla strada e arrivano queste caporalate che devono scegliere, tu sì, tu no. Cioè... E la scelta è in base a che cosa? Dato che non vi conosce, no? Non vi conosce, anche se ci ha lavorato con te oggi, domani, come arriva pure la stessa cosa, i nomi manca, si ricordano e non ha manca importanza. E quindi il giudizio si basa su che cosa? Sulla simpatia? No, si basa sulla simpatia, si basa pure sul modo in cui tu lavori, il modo in cui ti ammazzi di lavoro, loro sono contenti, dicono, boh, quando arrivano subito ti scelgono a te, perché tu sei uno che ti ammazzi di fatica. E com'è la giornata invece sul cantiere? Vabbè, stando sul cantiere, la giornata è che tu, come arrivi, ti spiegano più o meno qual è il tuo di lavoro. Devi caricare i mattoni, devi andare a prendere la sabbia, devi fare la sabbia, e così vai. Tu avevi mai avuto esperienze nel no, 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 ho imparato sul posto di lavoro. Quindi sei arrivato, ti hanno spiegato due cose. No, ti spiegano e poi tu lo fai. E se non lo fai bene? Vabbè, domani non ci lavori. Domani non ci lavori? No. Quante ore lavoravi al giorno? Ma dipende, ti alzi alle 5:30, ritorno a casa verso le 5, quasi 6. Ora, per avere un'idea... Ma anche proprio un giudizio tuo, cosa si dovrebbe fare? Cosa pensi sia giusto fare? Io penso che è giusto prima mettere in regola gli emigranti che ci sono in giro, così si evita pure un po' di sfruttamento,
e poi e fare l'ufficio di lavoro, dove la gente possono arrivare a cercare il lavoro, magari sapendo se annunci, roba varie, come c'è pure a Cosenza. Perché a volte quando arrivi, cioè, vedi un annuncio che c'è, arrivi e chiedi ma c'è ancora questo annuncio, dicono no, sei arrivato in ritardo, c'è un altro che è stato già alla presa. E quindi se tu devi basarti su questo annuncio per trovare un lavoro è difficile trovarlo. In caso di qualsiasi denuncia, qualsiasi reclamo, a chi ti sei rivolto, se ti sei rivolto, a chi bisognerebbe rivolgersi? Nel caso mio mi sono sempre rivolto al sindacato, che ne ho pure tanti amici, anzi amici, siamo diventati come fratelli in poche parole, siamo una famiglia, quindi qualsiasi cosa andiamo a... noi a volte parliamo di tanti problemi. E ti aiutano? Mi aiutano, sì. O mi danno pure un consiglio, si deve farlo così, magari lascia perdere, poi dopo vediamo di trovarti qualcos'altro. Dicevi, prima hai detto una cosa interessante, quando eravamo di, spiegavi come il problema più grande è quello di anche una diffusione di notizie per tutti quelli come te che arrivano ma non sanno a chi affidarsi, non sanno a chi rivolgersi. Sì, perché come tu arrivi, perché la maggior parte la gente come arriva fresco sono sempre diffidente, e quindi inutile che tu dici che tu sai fare tante cose, a fin da quando sono sempre caporalato che devono giudicare se tu sai lavorare o non sai lavorare. Il discorso è che la gente non è tanto abbastanza integrato, perché nel paesino il nostro è piccolo, se però prendiamo questo contesto Roma, che è una città grande, uno come fa a integrarsi, che ognuno ha i suoi problemi. Ma non ce la faccio neanch'io, quindi... e quindi questo è il discorso. Io uso sempre parlare del problema integrazione, perché se noi riuscivamo a integrarsi abbastanza nel paese dove proveniamo, diciamo nelle città dove viviamo, forse riusciremo a trovare un lavoro adeguato alle nostre capacità ed esigenze. Esigenze oltre. Quindi questo è il discorso, non basta solo trovare il lavoro, devi sapere pure stare dove vivi. Se tu vivi la gente manca ti calcola, non ti manca conosce, hai un piccolo problema, che non so, problema della sanità, con chi ti devi rivolgere, come fate a trovare un dottore subito. Poi alcune dalla nostra parte hanno pure difficoltà ad andare all'ospedale a farsi delle analisi, perché non hanno manco i documenti, non lavorano, come devono fare? Perfetto, grazie Sami. Io volevo ringraziare Maria e Sami per queste testimonianze, anche perché un altro problema che ho visto proprio la totale anche ci vuole coraggio anche per salire sul palco e raccontare le proprie storie, perché non è facile ed è assolutamente invece utilissimo farlo, e quindi vi ringrazio per questa testimonianza che avete dato a noi tutti. Grazie mille.